Buongiorno ragazzi, buongiorno, è una nuova giornata, è venerdì e siamo nuovamente su Assassin's Creed Odyssey. Abbiamo messo leggermente in pausa, momentaneamente in pausa, la nostra run di Red Dead Redemption 2, ma oggi ci torniamo. Tempo di registrare due episodi di Assassin's Creed Odyssey, così me ne do 5 e poi siamo a posto. Quindi dobbiamo parlare con Caterina. È una prova sufficiente? Non è la spada che avevo in mente, ma basta che sia morto. Ho fatto la mia parte. Vai e assicurati che Tespi sia a teatro in tempo per lo spettacolo. Sei troppo tesa. Vieni a stenderti. Abbiamo tempo per divertirci un po'. O pensi sempre solo al lavoro? Posso concedermi un po' di e riposo? Tu invece? Allora scorre del sangue in queste vene. E come? Ma che ne dici di Tespi? Tespi è un attore. Metà delle ragazze qui sono state la sua musa prima. O tu? Ed ecco ragazzi, un'altra romance portata a termine in questo gameplay. Ora dobbiamo occuparci dell'opera di Tespi e Aristofane. Quest'opera è importante per te. Speriamo che cambi le cose in meglio. Nei tuoi occhi vedo qualcos'altro. Ognuno ha il diritto di avere i propri segreti. Ti basti sapere che intendo fermare uomini come il comandante Rexenore e Cleone. Perfetto, ragazzi. Dunque, andiamo a consegnare la nostra quest. E vediamo come progredisce. Dovremmo riuscire a mettere in scena lo spettacolo e ridicolizzare Creone davanti all'opinione pubblica. È ciò che stiamo cercando di fare, di metterlo in fuga da Atene, perché lui da qui è troppo potente per il momento, soprattutto dopo la morte di Pericle, che era il suo rivale, appunto dentro alla politica ateniese. Quindi. Mi cercheranno. Devo fare attenzione. Siamo quasi arrivati. Niente, qua abbiamo sbagliato strada. C'è un mercenario nell'area. Però è più in alto di noi. Lo lasceremo momentaneamente perdere. Dunque, ci stiamo avvicinando, ragazzi, alla fine anche di questa run di Cassandra, almeno della prima parte della run, perché come sapete ci sono due punti che possono essere chiamati finale. Prima è quello che andremo a fare a breve. Non so se avremo abbastanza tempo, infatti. Essendo che siamo ad Atene, volevo fare qualche episodio speciale e snocciolare qualche missione extra. Vediamo se possiamo farlo, non lo so. Vediamo un attimo come si gestisce il tempo, quando finiscono e ripartono le missioni e quant'altro. Allora, ecco Aristofane. Attendiamo a caricamento, come sempre. Mi ero dimenticato, era da un po' che Prego, mancavo da dimmi che hai rovinato assassino. Tespi.
sta bene. E domani andrà in scena. Oh, grazie agli dèi. Conosco gli attori. Ah. La vita ateniese è troppo complicata. Preferirei lavorare nei campi che nel teatro. Hai ragione, non è per tutti, ma è una vita meravigliosa. Tieni, per il disturbo. Il popolo sarà anche il cuore di Atene, ma la mia opera sarà la sua voce. Perfetto, ragazzi. Ecco la nostra opera, l'opera di Aristofane, in scena. A noi e ai nostri figli, se Cleone dovesse morire. E sapete anche quanto l'idiota sia poco istruito. Che impudenza! E pensare che avrei voluto proporre di far erigere una statua in città per ognuno di voi, per celebrare il vostro coraggio! Visto? Ci tratta come vecchi rimbambiti e striscia i nostri piedi per raggirarci. Ma l'astuzia dalla quale trae il suo potere questa volta si ritorcerà contro di lui. No! Ahimè! I cospiratori mi stanno uccidendo! Ed ecco Creone, ragazzi, che ha perso la faccia, quindi... Ah, il nostro mercenario è a portata di tiro. Lasciamo agire il veleno. Ecco, volevo domarlo, ma come avrete capito, ma non è andato esattamente bene. Dunque, ora dobbiamo vedere le nostre missioni, vedere cosa possiamo fare. Ecco qui, i cavalieri, missione Odissea. Allora, abbiamo completato sia le quest di Creone, sia quelle di... come si chiama? Appena mi verrà il nome ve lo dico. Allora, evitiamo questa zona. Sia quella di Socrate, ecco. Speriamo che nessuno si accorga di me. Quindi, essendo che adesso abbiamo completato tutto, possiamo dirigerci verso una sorta di primo clima X del... del gioco, quindi... Allora, oltretutto sono tornato per fare quest giornaliere dell'Oricalco, non le stavo più facendo. In effetti c'è un bellissimo cavallo che è quello da guerra spartano e volevo prenderlo per Alexios, quindi giustamente... Ecco qua, ragazzi. Allora, che facciamo? L'opera è stata un grande successo, come previsto. Grazie allo spettacolo e alla prova che avete esibito alla Pnice, Cleone ha perso molta popolarità. E ora è diretto ad Anfipoli, nel tentativo di redimersi. Cassandra! Brasida mi manda a cercarti, è vivo e sta bene. Dov'è ora? Anfipoli si prepara a combattere. Se lo raggiungi prima di me, digli che sto arrivando. Che cosa hai intenzione di fare? Ucciderò Cleone. Cleone muore adesso. È la nostra possibilità. Il piano è già in moto. Nessuno dovrebbe morire prematuramente. Nemmeno Cleone.
È esattamente il genere di persona che deve morire. Non tutti coloro che vivono meritano di invecchiare, Socrate. E sei tu a decidere chi lo merita? Stavolta sì. Allora, buon viaggio. Perfetto, ragazzi. Abbiamo completato l'ennesima. Ecco, il nostro arci. Insieme insorgeremo, vedete, dobbiamo andare ad Anfipoli da Brasida, quindi come dicevo ci sono delle attività che si possono fare qua a, come si chiama, ad Atene, attività extra che guardano anche delle quest, scusate, di Socrate e di Aristofane e di Alcibiade. C'è in quest che però non ho mai ritenuto particolarmente interessanti da clippare, forse quelle di Alci sono un po' divertenti, quelle di Socrate sono un po' più noiose, ma parere sempre personale ovviamente. Quindi vediamo la mappa, come possiamo muoverci, se abbiamo dei viaggi rapidi, abbiamo qualcosa che può tornarci utile. Allora, innanzitutto dobbiamo capire dov'è Anfipoli, poiché è passato del tempo, non mi ricordo più. Lemno, Beozia, dobbiamo aspettare che l'indicatore ci venga in aiuto, eh. Ecco lì. È in Macedonia, ragazzi, quindi io direi di andare da Lemno, potrebbe essere un buon punto di viaggio, anche perché da Eubea no. Da Lemno, decisamente. Come vedete abbiamo anche la nave vicino. Anzi, avevamo la nave già lì, perché ero andato a Lemno a sbrigare due o tre commissioni ad uccidere uno della setta, quindi, che era sempre uno della Lega di Delo poi, quindi non è che andavamo così tanto lontani, ragazzi, dal nostro obiettivo. Quindi non so, forse questi Alcibiade ve le farò endgame, perché volevo farvi questi Alcibiade. Sono tutte cose che sto pensando come gestirle e come farle. Se ci sarà tempo e tutto, perché come sapete volevo anche rifarvi, per non fare una playlist troppo lunga ovviamente, ma volevo anche rifarvi i famosi gameplay. E sono ben 4 serie, di cui Nier Automata ci presenterà 3 run, con 4 finali, 5, il quinto finale, poi li potremo registrare uno dopo l'altro, quindi quello è il minore dei problemi. Horizon Zero Dawn, comunque un altro open world, e ci imporrà un finale, come dirvi, più la DLC, The Frozen Wilds, quindi DLC abbastanza corposa, quindi anche lì ne avremo da fare. Poi abbiamo i due Life is Strange che ve li voglio fare in 100% con, come si chiama, il i due Life is Strange con il platino volevo farveli. Ecco, lì abbiamo il nostro molo, stavo pensando dove era in modo. Qua c'è una missione di Mikko, vediamo se poi sarà il caso di clipparla, ma non è male, perché comunque come vedete Mikko sarebbe una, mi sembra il nipote di Barnaba, quindi no, Mikko no, però c'è l'altro che è il nipote di Barnaba, Mikko era l'amico del nipote di Barnaba, quindi anche lì è una bella questa clipparvi a Alcibiade, farvi proprio l'eclip sarebbe farvi vedere l'altra opzione di romance con Alcibiade, e anche questa quest di Mikko ha delle opzioni di romance, quindi che dire, è il momento di andare in Macedonia, ragazzi. Come vedete abbiamo le figlie di Artemide come equipaggio, abbiamo la nostra nave tutta dorata, quindi c'è dorata nel senso che è tutta di qualità eccellente, a parte alcuni perk, ma li stiamo potenziando. Ecco, questi sono pirati, ragazzi, e hai ragione Bernie,
o Barney. Vediamo se riusciamo a sfuggirgli. Siamo riusciti ad ormeggiare, vediamo se... Ah no, siamo a Taso, ragazzi, non dovevamo andare a Taso. Dobbiamo andare in Macedonia. Aumentare la velocità. Errore mio, perdono, quindi. Macedonia comunque ci presenterà altre quest che voglio sempre farvi la clip per i trofei, soprattutto anche qua di Xenia dovremo andare in Macedonia, che è una zona endgame. La Macedonia è sempre una zona, mi pare, di 50, quindi, o comunque 48-50, è una zona molto elevata. Come vedete, ecco le navi che si stanno facendo guerra, navi spartane e ateniesi. E nel pieno della guerra del Peloponneso ci troveremo nella battaglia di Anfipoli, che avrà un impatto molto importante, perché poi ci porterà al vero confronto finale con il primo dei finali che otterremo. Non so, perché questa volta ho veramente lavorato per fare il bad ending, diciamo, no? Potremo, ecco, possiamo ormeggiare A forse, ragazzi. Riprenderemo velocità quando i rematori si saranno riposati. Come vedete, abbiamo anche Bayek adesso. Bayek arriverà sul canale, penso nel 2019 a questo punto, con Assassin's Creed Origins, quindi faremo anche il capitolo che teoricamente è ambientato dopo di questo, cioè non è Origins all'inizio degli assassini, ma questo in effetti né Cassandra né il nostro Alexio sono assassini in realtà, come accadeva per Edward di... Scusate, non riuscivo a prendere bene, ecco qua. Ed ecco Brasida. Brasida. Cassandra, lieto di vederti. Viva. A Pilo non è andata come programmato. Almeno il mio braccio forte sta bene. Sono felice che tu stia bene. Ho ricevuto il tuo messaggio con piacere. Lieto che ti abbia raggiunto in tempo. Dimmi cosa è successo dopo la battaglia. Mi hanno trovato ferito e riportato a Sparta a guarire. La mia gamba non tornerà a quella di prima, ma almeno sono vivo. Gli spartani sono duri a morire. Io sono stata catturata e portata ad Atene. Atene? Hanno rigirato il coltello nella piaga. C'è ancora molto da fare. C'è sempre da fare. E così Cleone è qui. È vicino, da qualche parte fuori dalle mura. Vuole conquistare Anfipoli. Per una volta combatterà con i suoi uomini. Ha perso il rispetto degli ateniesi. Ora vuole riconquistarlo. Per espiare le sue colpe? Non possiamo permetterlo, vero? Cleone è qui. Muoviamoci. Piano. Prima dobbiamo trovarlo. Siamo in inferiorità numerica. Le spie dicono che ha già richiesto rinforzi ateniesi. Ha maggior ragione, dobbiamo agire. Hai dimostrato di essere affidabile. È rischioso, ma mi fido di te. Fermeremo Cleone. Hai la mia parola. Bene, muoviamoci presto. Ok. Oggi daremo tutto ciò che abbiamo. Niente ripensamenti. Come vedete, ci stiamo muovendo insieme al nostro amico Brasida.
Quindi un altro episodio dopo questo, ragazzi, e poi dopo torniamo su Red Dead Redemption, come vi ho promesso. Anche se tornerò domani ancora per ogni giorno devo tornare qui per request giornaliere, perché ho visto che vale veramente la pena tornare per request, in quanto il negozio di Oricalco mette in vendita alcuni di quegli oggetti alle volte, come è successo adesso per il cavallo spartano, che vendono coi crediti X. Ho usato i crediti X, i 200, per comprare un altro oggetto che poi vi mostrerò quando saremo di 50° livello, se faccio degli episodi con Alexios. Con Alexios è già attivo quell'oggetto, quindi... Perché se arrivano spadate la gente si butta? Comunque, vabbè. Allora, dov'è il nostro amico Brasida? È ancora che combatte? Ha preso tutta una strada che io non ho visto. Brasida. Ogni tanto qualche colpo fortuito mi viene con l'arco. Dunque, siamo quasi al nostro tempo limite, ma avanziamo sempre con il nostro amico Brasida. Ecco la battaglia. Dunque, questa battaglia è abbastanza importante per un motivo che sta per accadere, vi saprò dire appena, vi farò vedere appena la vediamo, a meno che non abbiate già visto la run con Alexios, che è già presente sul canale. Quindi è una classica battaglia campale, ragazzi, come quella che abbiamo fatto fino ad ora. Un nemico, vediamo di falciarlo con il nostro attacco, che non è, attenzione, non è sufficiente. Ho sbagliato il bersaglio, ragazzi. Abbiamo anche un po' le marco, attenzione. Ecco qua, è successo main event, ragazzi, quello che aspettavamo. Volete? No!
No, ragazzi, Brasida muore comunque. Tu prendi ogni cosa sul personale. Merda. Quindi è stato colpito Deimos alle spalle, mentre probabilmente Cleone ci stava mirando con l'arco, e ora dobbiamo inseguire Cleone. Bastardo! Non può fuggire! Questa non è la tua battaglia, Cassandra. Purtroppo per te, lo è. Non è troppo tardi! Vuoi ancora unirti a noi? Non siamo ad Atene. Cassandra, andiamo. Mostra pietà. L'hai messo contro di noi, mio fratello. Abbiamo allevato noi Deimos. L'abbiamo reso forte, inarrestabile. L'avete trasformato in un mostro. Allora combatti al suo fianco. Istruiscilo. Avrai di nuovo il tuo Deimos. Il suo nome è Alexios. Ti prego. Il mondo è diviso, Cassandra. E noi lo uniremo. Sta zitto, cazzo! Sono disarmato. Abbi pietà. E su questa scelta, ragazzi, con Alexios avevamo scelto la misericordia. Una morte da soldato, più o meno, gli spezzati il collo. Fate qua, vi invito ad andare a vedere nella run di Alexios. Ci fermiamo qui, riprendiamo con il prossimo video. E ragazzi, che dire, siamo al Clima X, avremo il primo finale della run, e poi dopo dovremo andare nell'isola di Lesbo a vedere di battere un'altra delle creature mitiche, e poi andare a fare il vero finale del gioco. Grazie a tutti di aver seguito Assassin's Creed Odyssey, questa run di Cassandra, e ci vediamo presto. Alla prossima, ragazzi, ciao ciao. Ah, mettete like o dislike, iscrivetevi al canale, le solite cose, insomma. Commentate o condividete il video. Alla prossima, ragazzi, ciao ciao. Ci vediamo con la morte di Cleone il prossimo video.